Che succede, Rina? Non è il solito Pisa, insomma, una cosa troppo facile da dire. No, non è la mia squadra. Non è una squadra che gioca con coltelli fra i denti, non è una squadra. Questo è un allarme, se sentite bene anche le mie conferenze, è un allarme che da due settimane a questa parte che c'è qualcosa che non va. Devo essere qua il primo responsabile di questa baracca, sono io, perché sono io che la guido, e devo dire che c'è qualcosa che si è inceppato. È la bravura mia e del mio staff oggi riuscire a capire quali sono i rimedi per riuscire a tornare a quelli di prima, anche se oggi è stata una prestazione imbarazzante, penso la più brutta, nemmeno a Savona secondo me abbiamo fatto peggio di questo. Ho sentito in conferenza e detto oggi mi sono vergognato, i bonus sono finiti, se non si riga di dritto prendo 15-16 giocatori, vado alla fine con loro. Perché penso che oggi non la valutazione dei giocatori, penso che non è troppo facile, è troppo presto per dirlo, ancora non si può dire se è stata giusta o sbagliata, però le partite non si vincono con i grandi nomi. Qua penso che il segreto di questo gruppo per 4-5 mesi era quello di avere creato un qualcosa di importante all'interno dello spogliatoio. Si scendeva in campo sbagliando a volte tanto, però c'era una caratteristica che era evidente, era quella di non mollare, era quella di stare compatti fino alla fine. E oggi abbiamo proseguito il secondo tempo del Teramo oggi, perché anzi mi è fatta anche peggio, però così non va bene. E siccome ho sempre pensato che creare tensione all'interno dello spogliatoio per questo spogliatoio tante volte non andava bene, ma oggi devo andare alla ricerca di riuscire a levare, di fare le scelte giuste e sapere su che contare, perché non mi è mai piaciuto l'io, ma a me mi è sempre garbato e piaciuto quando si parla noi, la parola noi, e penso che devo riuscire a capire su chi contare e su chi andare a fare la guerra. Si è detto tante volte non tocchiamo l'equilibrio, non rompiamo questo giocattolo, pensi invece che questo mese non semplice fra trattative di mercato, giocatori arrivati, giocatori in attesa di cessione, anche un cambiamento della compagine societaria, però insomma tutto questo messo insieme possa aver minato un po' di sicurezze di questo gruppo che, come dicevi, della grinta, del veleno, aveva sempre fatto una delle sue caratteristiche, per usare una parola tua. Non pensare che è solo colpa dei nuovi, No, dico in generale, colpa, che tutta la situazione è colpa dei vecchi, è colpa dei nuovi, è colpa mia che forse quando dovevo prendere decisioni ho lasciato andare per non creare malumore all'interno del gruppo, e mi assumo io le responsabilità senza nessun problema. Però adesso, come ho detto già prima, i bonus sono finiti, e con questa parola non è una parola di minaccia, ma giustamente quando farò delle scelte farò le scelte per chi è pronto per andare in battaglia. Rossi, un infortunio che preoccupa? Ma a fine prima, se avete visto, dopo come è cominciata la partita, c'era Povini che si scaldava, c'era un piccolo problema a flessore, era finito il riscaldamento, è entrato con un piccolo problema. Gli avevo detto anche di non rischiare, ha voluto provare, ma aveva garantito che non aveva nessun problema, invece alla fine. Adesso domani lo valuteremo, però va bene così. Senti, questa domanda te l'ho già fatta ieri, sei contento che domani chiude il calciomercato? No, ma io non sono contento, siccome io vivo il calcio, adesso qualcosa di me conoscete, io vivo di calcio, vivo per me, lo faccio con grande passione, e quando non mi piace, quando, siccome credo fortemente che se si gioca a tennis fai uno sport singolo e puoi pensare qua a tua testa, a me non mi piace quando vedo i miei giocatori, la mia squadra che pensa tante volte, pensa a prendere una botta in meno, pensa allo stare bene a livello singolo. A me mi piace ragionare da squadra, da tutto sullo stesso obiettivo, tutto sulla stessa stare tutti compatti, e questo secondo me oggi sta venendo un po' a mancare. Credi che adesso, anche sul piano di quelli che erano gli obiettivi, possono esserci delle ripercussioni, anche se credo che prima di tutto, di parlare di obiettivi, si debba ritrovare il Pisa di 3 settimane fa?
No, ma adesso oggi la classifica dice che siamo a 9 punti dalla Spal, ma noi dobbiamo riuscire a ritornare a quelle che eravamo prima, perché oggi sinceramente è preoccupante vedere una squadra molle. Qualcuno, sentivo la scusante perché erano fatto gol al 91esimo, abbiamo preso una mazzata anche ieri, ma noi le partite dobbiamo giocarle e farci trovare pronti. E sinceramente non mi piace per l'interpretazione, perché dal secondo tempo di Teramo ad oggi devo dire che è stato per me una delusione. Il primo sconfitto oggi sono io, non i miei giocatori, perché mi sento grandissima responsabilità addosso. Chi viene a vederci pensa che noi non facciamo nulla, pensa che non prepariamo nulla, invece vi posso assicurare che non è così. Però mi sento una grandissima responsabilità, e chiedo scusa anche a tutti i tifosi del Pisa, perché devo dire che fare prestazione così non, per il sottoscritto, perché si può giocare male, si può non tirare in porta, ma quando uno indossa la maglia di Pisa, le mie squadre che alleno, non deve mancare una caratteristica, quella del veleno è quello di non mollare mai, perché questo è il mio motto. Però devo dire che il primo sconfitto mi sento io. C'è stato un lungo faccia a faccia, credo, nello spogliatoio. Cosa vi siete detti, cosa hai detto a fine partita alla squadra? No, c'era tanta amarezza che... Ah, io... Ho visto anche te in panchina nel secondo tempo un po' diverso, no? Forse, esatto, probabilmente hai risentito un po' di questo atteggiamento, soprattutto della squadra, indipendentemente dai due gol. Io penso che tante volte gridare o alzare la voce o gesticolare non serve a nulla, quando conosci bene i tuoi giocatori e vedi che dopo, per giocare a calcio non basta due minuti prima della partita dice mo mi sintonizza per giocare una partita, e bisogna prepararla prima, bisogna avere il sangue negli occhi prima. E penso che oggi la cosa evidente è che nei momenti di difficoltà vedo pochissimo aiuto, quando i compagni in difficoltà ognuno fa il suo, ci aspettiamo sempre qualche giocata a livello individuale, invece questo non basta, dobbiamo essere squadra fino in fondo e dobbiamo riuscire a trovare queste doti il più presto possibile.